diciamo in questa prima fase dove l'interesse come dire, politico-culturale è molto forte, perché si tratta di dimostrare al mondo che cosa ha fatto la Resistenza italiana. E allora in questo contesto e in un settore particolare, infatti la mostra di Parigi non usa assolutamente il paradigma vittimario, certo dice abbiamo avuto tanti morti, tanti partigiani sono morti, tanti civili nelle stragi compiute dai tedeschi, dai fascisti, ma questo aspetto viene abbastanza, cioè non viene preso in considerazione, almeno nella parte che è sopravvissuta per intero, perché la documentazione fotografica riguarda solo, ecco, credo, questo bisognerebbe verificarlo, c'è qualche fotografia, credo che ancora nella mostra che viene fatta quasi di straforo, insomma, nel 61, per la mostra del centenario dell'Unità d'Italia, alcune di quelle erano state esposte, credo, non dovrei verificarlo, ma qualche lettera viene esposta. E è una mostra che appunto nel Palazzo Carignano, che nel complesso generale della mostra storica dell'Unità d'Italia viene introdotta quasi di straforo, insomma, il nostro vecchio presidente Giorgio Mancarino era stato uno degli artefici di questo, e viene esposta nell'ultima l'ultima parte della mostra storica del centenario dell'Unità d'Italia, un po' improvvisata perché non era tanto nei programmi, quindi però riescono a farlo intervenire. Siamo in un momento, tra l'altro 61, dove il centrismo è alla fine, e c'era stato il luglio 60, l'anno prima, e dove si comincia comunque a riprendere i temi della resistenza, comincia perché vince una svolta, insomma, finiscono gli anni del centrismo e con questi primi avvisagli del centro-sinistra, è un esempio il fatto che le elezioni fatte proprio nel 60, prima del luglio, nell'aprile marzo del 60, da Franco Donicelli sull'Italia degli ultimi 30 anni, al Teatro Alfieri, quindi Torino, hanno un successo di pubblico incredibile, e hanno dovuto mettere gli altoparlanti fuori dal teatro perché la gente non ci stava tutta, quindi hanno un successo veramente enorme, ma è il segno anche di un clima che stava cambiando, e quindi quello è effettivamente un momento di svolta anche dal punto di vista di storia della resistenza.